Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, continuano le ricerche nei cassetti per cercare cose vecchie da portarvi in video e ho trovato una cosa di cui mi ero completamente dimenticato, una cosa che ha un valore affettivo molto alto perché era di mia nonna e stava buttata lì nell'armadio da forse più di 10 anni, perché l'ho presa da casa sua dopo la sua morte, eccetera, quindi l'ho mantenuta per appunto, ripeto, per valore affettivo. Per cui in questi giorni, mentre girovagavo per cassetti, armadi, eccetera, è risbucata fuori ed è una cosa incredibile che voglio mostrarvi, perché è un oggetto del 1961, quindi fatevi un po' i conti per vedere quanti anni ha, e funziona ancora alla perfezione. Che cos'è? Andiamola a vedere insieme. Allora, questa custodia contiene niente poco di meno che una macchina fotografica d'epoca, perché praticamente stiamo parlando di una Taron. Per chi non lo sapesse, è una marca giapponese che praticamente andava di moda negli anni 60 e questa era praticamente il modello top di gamma. Infatti si vede, perché veniva, diciamo, consegnata con questa custodia di pelle, che ovviamente mostra i suoi segni di anzianità, ma è comunque, si vede che, diciamo, è un materiale pregiato, o comunque oggi sarebbe considerato deluxe. C'era anche il flash, che è veramente il pezzo clou. Poi ve lo mostro nel dettaglio. Poi qui dentro ci sta addirittura il foglietto del fotografo, evidentemente dove è stata acquistata. Foto Leonardo Principe, materiale cinefotografico, non so se, ovviamente, probabilmente non esiste più. E ci sono delle piccole norme per la fotografia, come impostare l'obiettivo, se c'è il sole in fronte, l'ombra chiara, ombra cura e il flash, che fa un po' ridere perché è scritto proprio flash, non in inglese, ma è scritto FLSC. Vabbè, e c'è anche un questo foglio, non so cosa sia, questo vediamo che è, vabbè, saranno altre descrizioni, eccetera. C'è la chiave del, probabilmente suppongo che sia la chiave del di questo bauletto, anche se no, non c'è la chiave, per cui vabbè, non sapremo mai cosa apre questa chiave. Allora, se andiamo un attimo ad aprire questo bellissimo astuccio in pelle, praticamente arriviamo a vedere la macchina fotografica, che, come potete vedere, è veramente bella. C'è un obiettivo 45 mm, anche questo di marca Taron. Ora io non mi intendo tantissimo di obiettivi e di queste cose, per cui non capisco la reale bontà ed efficienza di questo prodotto, però sicuramente faceva delle foto eccezionali ai tempi, perché ricordo alcune foto dal cassetto di nonna, diciamo, e quindi sicuramente era un prodotto di una certa qualità, anzi direi senza dubbio elevata. Ma vediamo un attimo, dunque, se io vado a svitare qui sotto, purtroppo, vabbè, come al solito fare le cose mentre si riprende non è mai troppo facile, però praticamente se io tolgo questa vite qui si toglie la custodia e si arriva alla macchina fotografica. Macchina fotografica che, nonostante la sua veneranda età, praticamente funziona ancora, perché praticamente se io carico qui e vado a scattare, la macchina fotografica funziona benissimo.
Ed è veramente impressionante perché ci sono cose comprate oggi che durano un mese e poi si rompono. Invece questa qui, dopo 60 anni, praticamente funziona ancora perfettamente. Cioè, si carica qui, ovviamente si caricava il rullino e funziona ancora bene. Diciamo all'interno qui ci andava messo il rullino. Adesso non so se probabilmente era un rullino un pochino più piccolo di quelli che ricordiamo noi che usavamo fino a 20 anni fa praticamente. Questo serviva per girare, per arrotolare il rullino, vabbè, meccanismo che è rimasto normale anche ai nostri tempi. E poi la cosa fantastica è che ho visto che c'era addirittura l'autoscatto. Autoscatto ovviamente meccanico, per cui se mi ricordo bene, se io vado a fare praticamente con questo impostiamo il tempo, poi carichiamo e se scatto lui va a fare questo. Quando termina, scatta. Vediamo se funziona. Esatto. Quindi c'era l'autoscatto meccanico, veramente, veramente bello. Oh, poi praticamente nella custodia c'era questo flash, un flash veramente fantascientifico, visto per quei tempi, diciamo. Praticamente, vabbè, si agganciava sul corpo macchina con la classica slittina, come abbiamo ancora oggi, ma la cosa fighissima è che praticamente si apriva, si presentava in questo modo. Praticamente si formava questa sorta di ombrello, dove praticamente qui dentro ci andava la lampadina, che ovviamente non ho, e questo si attaccava al corpo macchina. La cosa fighissima che ho scoperto è che qui dentro c'è ancora una batteria, che è una batteria che non so perché non è esplosa, non si è neanche gonfiata. Sembra una batteria da 9 volts, ma in realtà è una batteria da 22 volts e mezzo. Non so se riuscite a vedere, 22 volts e mezzo della Mallory con il polo positivo sopra e il polo negativo sotto, veramente mai vista una batteria così. E praticamente si infilava in questo alloggiamento qua. Non so se riuscite a vedere, ve lo metto a fuoco, si toglie questo qui. Questo serviva per togliere la batteria e vedete c'è il polo positivo sopra e il polo negativo sotto. Veramente fantastico. E ovviamente non funziona, la dovrei provare con un tester per vedere se ha ancora vita questa batteria, però diciamo sicuramente no. La rimetto qui, tanto ormai non credo che sia pericolosa. Si chiude così e questo si riapriva, si apre in questo modo. Ok, si apre così e praticamente accendendo la lampadina qui dentro faceva la luce grazie a questo materiale. Sicuramente riflettente. Adesso, se vedete già come riflette la mia softbox che ho qui dietro, è veramente veramente fantastico. Adesso la voglio montare un attimo sulla macchina per vedere com'era, diciamo, l'aspetto estetico completo. Quindi, ok, praticamente io dovrei mettere. Ah, ecco, si è staccato. Cerchiamo di non romperla perché ha una certa età. Quindi, questo si metteva così, si avvitava questo affare qua per non farlo muovere. E questo era sicuramente per farlo funzionare, c'era questa parte con il filo elettrico che si andava a collegare qui. Per cui si presentava così. E devo dire che è veramente bella da vedere. Adesso questa vite mi sa che stringe poco, quindi la andiamo un attimo a. Ecco, cerchiamo di non farla muovere. Ecco, questo si muoveva così, veramente bello, veramente veramente bello. Sicuramente. Oggi fa sorridere una cosa del genere e non potete capire quanto pesa. Pesa veramente tanto. Ecco, poi qui dietro ci sono queste regolazioni per forse per accendere. Ah, ecco, per questo era il pulsantino per fare il test della lampadina. Infatti c'è test bulb. Praticamente premendo qui, evidentemente si andava ad accendere la lampadina per vedere se funzionava o se era da cambiare. E qui dietro invece ci sono queste regolazioni per
per evidentemente gestire i metri di distanza dal soggetto che veniva fotografato. E quindi ecco, questa macchina è veramente bella e cercherò di conservarla, diciamo, il più possibile, perché appunto, come vi ho detto prima, ha un valore per me affettivo, soprattutto perché ho visto centinaia di foto scattate con lei. Ora non ve le mostro per, diciamo, per privacy, o comunque anche perché non credo che vi interessino. Ma sicuramente è un modello da tenere presente, perché credo che nel mercato del collezionismo potrebbe avere un discreto valore. Ora non so se ho intenzione di venderla, anzi ammetto di averci provato in passato, ma fortunatamente non ci sono riuscito, anche perché non la cederei mai per pochi euro, cioè nel senso, o si valorizza il valore reale, o se no rimane nel cassetto come è stata per tutti questi anni. Dubito fortemente che esistano macchine fotografiche costruite oggi in grado di resistere 60 anni, anche perché oggi veramente si tende a costruire le cose con la plastica, e praticamente con l'obsolescenza programmata dopo un giorno è tutto da buttare. Un giorno ovviamente si fa per dire, però a distanza già di pochi anni inizia tutto a cedere, cigolare, si rompono parti, e qualora ci fossero parti meccaniche veramente le fanno senza nessun criterio di durevolezza. E ok, quindi diciamo che questo video termina così, e con la mia fantastica macchina vintage continuo a fare foto. Sarebbe carino poter trovare un rullino, devo vedere un attimo se il rullino che montava lei è ancora disponibile in qualche negozio, magari con, diciamo, delle rimanenze di magazzino, perché sarebbe carino poter farci delle foto delle foto e poi verificare se qualcuno ancora le sviluppa. Penso di sì, perché comunque non credo che abbiano eliminato gli sviluppi dei rullini, anche se non ho idea di chi li faccia ancora nel 2020, però magari per qualche appassionato, per qualche motivo, potrebbero ancora essere in giro. Per cui ecco, se trovassi il rullino sarebbe carino poterci fare delle foto e vedere come vengono, perché l'otturatore mi sembra che funzioni bene, cioè nel senso, se io mi metto davanti e scatto vedo che si apre e si chiude qui dentro l'otturatore, per cui sicuramente funziona. Magari è un po' arrugginita, nel senso che è stata tanti anni ferma, non ha più scattato, per cui boh, chi lo sa, potrebbe anche non fare più foto di qualità. Comunque, detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto e spero di portarvi nuovi video nei prossimi giorni. Ci vediamo presto, ciao!